Eccolo. Siamo arrivati a 20, sono tanti, sono anche contento che sono arrivato a così tanti ritiri, però non mi voglio fermare, sto bene, quindi voglio continuare e niente, speriamo che quest'anno vada tutto bene. Comunque, soprattutto anche dopo una batosta che abbiamo preso, era importante ripartire forte. E io ho voglia di. Sono venuto qua per un obiettivo, quando sono venuto qua volevo contribuire a portare il Bari in Serie B, purtroppo non ci siamo riusciti e per me quest'anno è fondamentale perché forse è il mio ultimo anno qui, quindi devo assolutamente vincere, non posso permettermi di fallire. Ma è tutto un discorso di, come dico io, di fiammella, di cosa c'hai dentro, di voglia, perché ogni volta inizi che c'hai un obiettivo da portare a termine, quindi e poi io amo quello che faccio da quando sono bambino che gioco a calcio, quindi anzi quando arriverà la fine secondo me sarà molto dura per me. Il compagno più pazzo ne ho avuti parecchi, ti posso dire. Quando era a Torino c'era Surrago, esterno destro, che era un pazzo scatenato. E poi qui abbiamo anche Pippo Costa, che è un martello. Non puoi star tranquillo un attimo che prende le chiavi della camera e ti sfonda la camera. Quindi. Sa qualcosa lo scorso anno Scavone, che mentre faceva un'intervista gli ha tirato giù un bicchiere d'acqua e l'ha bagnato completamente. Più permaloso ce l'abbiamo qui davanti, guarda. Più permaloso può essere Scavone. No, non lo so, forse anche Mirko, guarda, ti ci metto anche Mirko. Soldatino, mi ricordo portiere quando era a Torino, si è Nando Coppola, che arrivava al campo 2 ore prima, se ne andava 2 ore dopo, anche nel mangiare aveva una dieta tutta sua. Invece qui a Bari possiamo dire Scavone, dai, Scavone pure è uno serio. Mister Uteri ha già dato un assaggio della sua filosofia di gioco. Cosa ne pensi tu? Ah, questo è stupido. Siamo ripartiti con un nuovo allenatore, adesso è importante seguirlo in tutto quello che ci chiede, stiamo correndo tantissimo, ci chiede tanto. E per arrivare comunque all'obiettivo dobbiamo iniziare da adesso a seguire quello che ci dirà, perché non ci possiamo permettere di fallire. Già dal 26 settembre dobbiamo essere pronti. A 37 anni pensi che sia la tua ultima stagione? Ti senti ancora bene fisicamente? Dai, Dio, no. Non puoi giocare ancora questa squadra. Com'è la vedova? 26? 37 anni, pensi che sia la tua ultima stagione? Se questa è la mia ultima stagione, sinceramente non ci penso. Voglio terminare in un modo e speriamo di riuscirci. Questo viene in secondo piano, insomma, quello che farò. Come ho detto, non siamo riusciti a ottenere la vittoria lo scorso anno, però secondo me ci sono tanti ragazzi, siamo un bel gruppo. Abbiamo dimostrato anche lo scorso anno, quindi secondo me fanno bene a ripartire da questi ragazzi. È normale che il tifoso barese poi è particolare, nel senso che è un tifoso che si fa sentire, anzi nel periodo che abbiamo fatto i playoff purtroppo secondo me per noi è stato uno svantaggio. Speriamo che possano tornare allo stadio al più presto, perché per noi sono fondamentali. Ho fatto una sudata di mortaccio.